Siamo a Fivizzano, provincia di Massa Carrara, qui alle mie spalle la chiesa di San Jacopo e Antonio, mentre nella piazza Medicea, eccola qua, questa fontana appunto dei Medici. Accanto a me ho l'assessore Nobili, che è tra l'altro l'assessore alla cultura di questo bellissimo comune, che mi deve rispondere a questa domanda: perché Fivizzano è la città dei 100 borghi? 100 borghi perché Fivizzano conta nel suo comune 94 frazioni, ognuna delle quali con le sue peculiarità e le sue eccellenze. Cento borghi è stato ripreso anche come brand da una iniziativa che vuole recuperare e rivalorizzare il nostro territorio, che è l'istituzione, la realizzazione dell'albergo diffuso. Nell'albergo diffuso sono state, grazie al comune di Fivizzano che ha fatto un piano di recupero del centro storico, mappate 84 case vuote. Una cooperativa di comunità nata grazie anche alla regione toscana ha creato questa rete di case, dandole poi in gestione, cioè affittandole agli ospiti e ai turisti che vengono sul nostro territorio. Benissimo, io la ringrazio assessore. Vorrei però sapere dove è quel laboratorio che fanno una china meravigliosa. Intanto, come si chiama questa china storica? La china Clementi. E credo che sia alle mie nostre spalle. In via Roma. Benissimo, la ringrazio assessore. Andiamo a fare la conoscenza di questa storia legata alla china qui della Lunigiana. Siamo all'interno della farmacia Clementi, dove è nato l'antico elisir china, appunto Clementi, grazie naturalmente al bisnonno Giuseppe, qui accanto a me Nicola e Lanfranco Clementi. Allora, raccontiamo un po' la storia. Beh, il prodotto è stato inventato proprio dal nostro bisnonno Giuseppe Clementi, il quale venne a Fivizzano e dopo profondi studi sulle piante esotiche creò questo prodotto, questo liquore antico elisir che piacque moltissimo. Infatti abbiamo continuato a produrlo. Ecco, la base la vediamo in questo momento inquadrata anche dalla nostra regia, è costituita da questa corteccia. Sì, è la corteccia della china, una corteccia di una pianta originaria del Sud America, poi la produzione è passata anche in Asia, ed è la pianta da cui si estrae anche il chinino, che è stato l'antimalarico per eccellenza per tanti decenni e ancora adesso. Questo è un prodotto che è stato, devo dire, apprezzato da grandi personaggi, uno su tutti Indro Montanelli. Assolutamente, nel lontano 1984 Indro inviò una lettera che abbiamo ancora nei nostri archivi, dove chiedeva al mio papà di inviargliene qualche bottiglia, perché gli ricordava una china che faceva il suo nonno o uno zio, anzi lo zio, che era farmacista Fucecchio, e gli ricordava il gusto, gli ricordava probabilmente tutti gli elisir di china a quel tempo erano simili alla nostra china, però poi con la successiva industrializzazione si sono un po' tutti diluiti, hanno perso di consistenza e anche di sapore. Il ritardo con cui noi ci siamo mossi sul mercato credo che sia stata la nostra fortuna, perché è arrivato un prodotto intatto ai nostri giorni. Ecco, tra l'altro, quante bottiglie producete annualmente? Noi quest'anno produrremo 17.000 bottiglie. La richiesta è sempre più elevata, ha un paio d'anni di invecchiamento il prodotto e quindi abbiamo già messo un 20% in più per il prossimo anno. Considerate che noi al 31 dicembre non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Possiamo dire che è digestiva? Sì, la sua caratteristica principale è proprio di essere digestiva, è anche comunque un tonico, un ricostituente e anche un anti-influenzale. Insomma, abbiamo scoperto una grande eccellenza della Lunigiana, ma in modo particolare di Fivizzano. Il nostro percorso continua. Sono con Andrea Guiderelli, presidente degli apicoltori della Lunigiana. Allora, quanto è importante il miele per il vostro territorio? È importantissimo il miele per il nostro territorio, perché grazie al miele DOP della Lunigiana, che è stato riconosciuto ancora nel lontano 2004 dalla comunità europea, molti apicoltori hanno ricavato un reddito e quindi la sopravvivenza. Quanti siete in totale?
In totale siamo 45 soci. E la tipologia del miele? Sono due, l'acacia e il castagno. Ma dovete sapere che le api hanno una caratteristica eccezionale, quella di monitorare il territorio, il che vuol dire, se ci sono le api vuol dire che il territorio è sano. È sano e poi il monitoraggio che si fanno solitamente con le colonnine hanno un raggio d'azione di 200-300 metri, mentre le api fanno un monitoraggio all'interno di 3 km di raggio, quindi è un territorio immenso. Questo non lo sapevate, e grazie a Toscana Tavola adesso lo sapete. Grazie naturalmente al nostro Andrea Guidarelli. E adesso parliamo di un pesce che è relativo, tra l'altro è caratteristico, al torrente che scorre proprio a poche centinaia di metri da dove stiamo parlando, che è il torrente Lucido, che dà il nome proprio alla valle del Lucido dove ci troviamo. Qui accanto a me ho Jacopo Casani, che tra l'altro è il giovane titolare di questa azienda, tra l'altro creata e fondata dal nonno, che si chiamava? Nino Damiani, e diciamo l'idea venne proprio a mio nonno all'inizio degli anni 60. Perché si guardò intorno e per cercare qualcosa da sfruttare del nostro ambiente, e allora gli venne subito in mente di poter sfruttare l'acqua, visto che l'acqua sia come quantità ma soprattutto come qualità, diciamo siamo ben riforniti noi. Appunto, infatti il torrente si chiama Torrente Lucido. Roberto è il giornalista della Nazione che avrà il piacere poi di assaggiare questo piatto a base di questo pesce che, ripeto, si chiama Salmerino. Allora, intanto raccontiamo un po' la storia di questo territorio legato alle acque e soprattutto anche ai pesci. Ma certamente, abbiamo parlato del torrente Lucido, già la parola praticamente parla, dice da solo, la purezza, racconta la purezza dell'acqua e il colore cristallino, il fiume o torrente Lucido. Relativamente a questo pesce, il salmerino, la parola già ci ricorda il salmonide, cioè viene, è un parente stretto, sì, un parente stretto del salmone. Si tratta di un pesce di elevata ricercatezza, tant'è che in questo caso si chiama salmerino di fonte, quindi di sorgente. Ama le acque molto ossigenate e fredde. E relativamente al fiume di cui abbiamo parlato prima, il Lucido, devo rammentare che già ai tempi dei Medici le trote e i salmonidi che lo popolavano, il Lucido, venivano portate alla corte dei Medici a Firenze. Quindi era un prodotto assolutamente pregiato. Jacopo, che cosa mangiano questi pesci? Diciamo, questi pesci mangiano quello che troverebbero normalmente in natura. Noi scegliamo mangimi di prima qualità, e all'interno del mangime non c'è niente di particolare, c'è farina di pesce, olio di pesce, farina di gamberetti, tutte cose che i pesci troverebbero nel fiume, diciamo. Dove vengono allevati materialmente? Materialmente noi abbiamo tre allevamenti, sono suddivisi in base alle taglie delle trote. Abbiamo l'incubatoio in cui abbiamo le uova fino ai pesci che raggiungono i 15 grammi. Poi abbiamo l'allevamento di mezzo in cui facciamo l'accrescimento, quindi questi pesci di 15 grammi vengono fatti crescere fino al raggiungimento di un etto e mezzo. Quando superano un etto e mezzo vengono portati nel terzo allevamento in cui vengono fatti ulteriormente crescere e selezionati. Bene, grazie a Jacopo, grazie a Roberto, ne sappiamo di più di questo pesce che tra qualche istante sarà cucinato naturalmente dal nostro bravissimo Claudio Bini. A più tardi. Eccoci qua, siamo presso l'agriturismo al Vecchio Tino, in piena Lunigiana, comune di Fivizzano, con Claudio Bini, che è di origine brianzola ma che qualche anno fa si innamorò di questo territorio e comprò questo casolare ristrutturandolo praticamente. Sì, sì. Ci è voluto un po' di tempo. Ci è voluto, sì. Tanta fatica, tanto impegno, ma grandi soddisfazioni. Sempre, assolutamente, sì. Siamo ai piedi delle Apuane, esattamente nella valle del Lucido, che sta per il torrente, un torrente tra l'altro cristallino, con limpide acque. Allora, a proposito di acque, dove devo dire saltano delle trote meravigliose. Esatto, sì. Che saranno protagoniste di questo piatto. Di questo piatto, esatto. Le trote intanto che tipo? Queste qui sono salmerini. Cosa vuol dire? Fanno parte dei salmonidi, quindi è il cugino della trota, ecco, diciamo. Benissimo. Terra a terra. Tra l'altro c'è un allevamento proprio nel torrente, esatto. Lucido. A Monzone in Carigio, dove ci sono questi ragazzi praticamente che hanno
l'allevamento è vecchio, perché l'ha creato il nonno, però sti ragazzi stanno portando avanti l'attività con dei buoni successi. Cosa mangiano queste trote? Mangiano mangimi di prima qualità, quello sicuramente, ma quello che fa tanto del pesce è l'acqua. Benissimo. Allora, parliamo subito degli ingredienti che tu utilizzerai in questo piatto che ha per titolo... San Marino con un battuto di lardo avvolto in foglie di castagno. Bene, quindi quali saranno gli altri ingredienti oltre la trota? Quindi il lardo... lardo buono della zona. Buon lardo, tra l'altro, c'è un'azienda molto, ricordiamola, che nel comune di Filizzano che realizza questo lardo, esatto, veramente apprezzato. Ok, altri ingredienti? Altri ingredienti, niente di quello che può dare al bosco, quindi foglie di castagno e il rosmarino, ovviamente col delle sfide. Bene, allora vieni qui, passa davanti vedere e iniziamo subito la lavorazione. Allora, si parte con che cosa? Vai. Allora, pesce ovviamente già eviscerato, per sfilettarlo una cosa semplicissima. Ecco, qui ci vuole grande manualità. Tra l'altro il nostro Claudio Bini ha avuto esperienze in diversi paesi europei, voglio ricordare la Svizzera, la Germania, la Francia. Mentre sfiletti questa trota, ecco qua, voglio ricordare, ma ecco, gli svizzeri sotto il profilo del cibo, cosa preferiscono? Diciamo che viaggiano con le salse, quindi tutto ciò che... non dico preparato, ma cose speziate, un po' come i tedeschi. Si assomigliano, eh? Si assomigliano, esatto. Quindi cremosità speziata. Esatto. Può andare bene? Sì, sì, sì. Mentre i francesi, perfetto, che hanno una storia, devo dire, millenaria, se vogliamo, per quanto riguarda la cucina. E anche loro viaggiano comunque tanto sulle salse, sulle creme. Bene. Però come si mangia in Italia, diciamo, francamente. E non senti, visto che tu sei stato, hai avuto queste esperienze come chef, come cuoco in queste nazioni, ecco, il rapporto degli svizzeri, dei francesi e dei tedeschi verso la cucina italiana, in modo particolare e toscana in questo caso, qual è? È sempre ben apprezzata, non c'è niente da fare. Tutto ciò che è made in Italy è apprezzato. È un passo in più. Se poi, esatto, sono prodotti comunque di nicchia, molto più apprezzati. Benissimo. Allora, proseguiamo naturalmente alla lavorazione. E voilà, i filetti sono fatti. Ecco, hai sfilettato questa trota. I filetti sono pronti. Dopodiché... accendiamo. Mettiamolo qua, così qua lo possiamo apprezzare meglio. Qui un filino d'olio, se vedi. Filino di olio sempre. Vai. Scaldiamo un pochettino. Poi lo facciamo cuocere. Facciamo rosolare dalla parte della pelle. Perfetto. Questo è molto... perché fai questa operazione iniziale? Perché poi va a finire in cottura in forno. Quindi, ah, ecco, quindi la cottura non sarà completata qui, esatto, ma non è completata qui, ma in forno. Benissimo. Faccio vedere. E vorrei che tu descrivessi, anche perché la trota è un pesce, tra virgolette, antico, nel senso che, ricordiamoci, specialmente che per le corti nobili e non nobili dell'interno della Toscana, cioè, certo, il branzino era un po' difficile portarlo, esatto, a Firenze, tanto per intenderci, quindi la trota era il pesce più facilmente reperibile. Sì. Ecco, il sapore però è diventato poi nel tempo forse uno invece meno utilizzato, no? A livello di ristorazione. Qual è il sapore della trota che deve avere, secondo te? Cerca di descriverla sotto il profilo della sapidità. Come dicevo prima, quello che fa tanto del gusto comunque di un pesce è l'acqua, né più né meno, o le stagioni. In base alla composizione comunque dell'acqua, i minerali che ci sono nell'acqua, la trota o il San Marino comunque percepiscono questo cambiamento, quindi cambia completamente il gusto. Quindi nel positivo e nel negativo? Esatto. Sì, diciamo che è solo che positivo, diciamo. Va bene. Partiamo da un punto zero, ecco, può essere visto solo positivo. Visto che qui c'è il torrente lucido, che si chiama lucido perché è cristallino, sì. Ecco. Bene, vai. Passo avanti, scusa. Bene. Allora, adesso mettiamo... tanto che è sta rosolando lì, mettiamo un goccino ino di olio qua e adagiamo una foglia di castagno. Proprio anche per dare una connotazione di territorio. Esatto, ricordiamo, sì, che intorno all'agriturismo, al vecchio Tino qui del comune di Filizzano, ci sono tanti castagneti. Sì. Siamo immersi tra i castagneti e gli oliveti. E voi realizzate anche, esatto, farina di castagno, farina di castagno, tutti i prodotti, sì, ovviamente castagno, legati al castagno. Okay. Ok, questo qui intanto sta rosolato. Dopo questa veloce... allora, un filettino lo mettiamo qua sulla foglia. Vai. Prendiamo il lardo. Ecco, il lardo come l'hai lavorato? Spiegamelo. Lardo è solo stato battuto praticamente al coltello, quindi fatto
pezzettini piccoli, 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 piccoli. Ci sono altri ingredienti oltre all'ardo? Assolutamente no. Infatti non ho messo sale per il semplice fatto che poi è già saporito, sì, di suo. Quindi la salinità la dà, anche la della trota dell'ardo. Sì. Questo qui lo giriamo. Facciamo combaciare comunque sopra qui. Una specie di piatto destrutturato, ristrutturato. Esatto, sì. Ok. Fogliolina di castagno sopra. Lo metti in forno per quanto tempo? 10 minuti. 10 minuti. 10 minuti 175-180 gradi. Allora, mettiamo, ecco, lo completiamo col tutto. Castagno ovviamente non è solo scenica, perché la rilascia poi il tannino, tannino che... Allora, mentre tu lo porti in forno, io voglio sempre ricordare ai nostri amici, vai, azione, che per partecipare a Vetrina Toscana è semplicissimo, basta contattare www.vetrina.toscana.it. Potete scoprire di conseguenza come far parte di questa grande famiglia a cui partecipano ormai da tempo, oltre 10 anni, ristoratori, chef, cuochi che hanno sposato questa causa, quella di utilizzare i prodotti a chilometro zero, i prodotti del nostro territorio di cui la Toscana è ricchissima. Allora, ecco qua, nel frattempo sono passati 10 minuti. Benissimo. E qui è pronto. Benissimo, vai, spostiamo, andiamo in impiattamento e adesso prepariamo il piatto di portata. Poi sarà il nostro Roberto, giornalista della Nazione, della provincia di Massa Carrara, che avrà il compito di, più che giudicare, di assaggiare il piatto e di esprimere le sue osservazioni sia nella presentazione sia naturalmente nella sapidità di questo piatto a base di questa particolare trota. E voilà. Eccola qua. Allora, noi ricordiamo titolo del piatto e ingredienti, allora, e naturalmente preparazione. Vai. Salmerino di fonte con battuto di lardo in foglie di castagno e rosmarino. Bene, e ricordiamo il tutto realizzato dall'agriturismo al Vecchio Tino, più esattamente dal titolare Claudio Bini, che adesso prende il piatto e andiamo all'assaggio. Roberto, stiamo arrivando. Ed eccoci qua al momento dell'assaggio, compito che spetta al nostro giornalista della Nazione, Roberto. Eccolo qua, cosa pensi di questo piatto? Ma innanzitutto si presenta molto bene, vedo che c'è una combinazione fra diciamo il periodo attuale, l'autunno, quindi vedo una foglia di castagno e il filetto di un pesce delicatissimo come il salmerino di fonte che viene allevato qua vicino lungo le sponde del fiume Lucido. Già la parola lucido si presenta da solo, quindi. Che è sinonimo chiaramente anche di acqua limpida, cristallina. Allora, qui accanto a noi c'è anche Giorgio Tazzara, che è titolare dell'azienda vinicola Monastero dei Frati Bianchi, che si trova a Monte dei Bianchi, che è un borgo dei 100 borghi di Fivizzano. Come ricordo, siamo nella Lunigiana. Allora, parliamo subito di questo vino che ci suggerisci. Che tipo di vino è? Sì, allora, questo vino, il nome significa Cenobio, che significa monastero, è un uvaggio di 3 uve, il Merlot più 2 varietà locali, la Poller e la Barsaglina. Qui presentiamo il Cenobio del 2017, l'abbiamo scelto in abbinamento a questo piatto, anche se di solito e di consueto si usano i vini bianchi per il pesce, questo è un rosso più delicato, quindi non troppo tannico, e quindi per chi ama magari un rosso con il pesce questo potrebbe essere il vino giusto. Numero di bottiglie? Questo vino ne produciamo circa 5.000 bottiglie. Gradazione alcolica? In gradazione siamo sui 13 gradi. Come viene invecchiato? In che botti? Questo fa filamento solo in acciaio, un anno in acciaio prima dell'imbottigliamento. Terreno di produzione? Allora, le nostre terre qui della Lunigiana, nella fattispecie della collina di Monte dei Bianchi, è su Galestro e Alberese. Perfetto. Siamo a un'altitudine di 350-400 metri. Allora, possiamo mescere e andremo quindi ad assaggiarlo. Intanto Roberto, vedo che si sta assaggiando questa trota, cioè questa trota non è una trota, è bene precisarlo, ma fa parte della famiglia delle trote e dei salmoni, vero? Salmoni. Diamo modo e maniera di apprezzare il sapore. Pesce di acqua dolce, dal gusto delicatissimo,
a livello dei migliori pesci di mare, tipo la spigola. Questo è il mio giudizio. Oh, bene, questo hai reso con questa descrizione facilmente a tutti coloro che magari siano più avvezzi, magari come il sottoscritto, a mangiare più i pesci di acqua salata, quindi di mare. Allora direi che ci siamo, quindi un prodotto di primissima qualità. Posso aggiungere, ci sono diversi nutrizionisti titolati che indicano le carni di questo pesce, il salmerino, molto ricche di vitamina D. Quindi lo consigliano soprattutto nel periodo invernale, quando c'è poco sole e poca luce. Bellissima, anche questa è una bellissima osservazione. Noi ringraziamo Claudio Bini, che abbiamo definito il cuoco contadino, visto che lui coltiva i prodotti che poi porta in tavola, che cucina e che porta in tavola, e brindiamo a questo meraviglioso territorio, ahimè forse non adeguatamente conosciuto dai toscani, forse perché è un po' lontano, ma ragazzi, con le autostrade si arriva dappertutto ora, e quindi vi invito veramente a visitare la Lunigiana e soprattutto il comune di Fivizzano, il comune dai 100 borghi. Appuntamento a domani alla stessa ora.